Salve, vorrei fare un video rapido e indolore proprio per buttarvelo il prima possibile. Juventus-Atalanta 3-2, una bella partita, senza dubbio. Da neutrale sicuramente, ma comunque anche da tifoso juventino, ecco, non mi è dispiaciuto affatto, perché mi è piaciuto che l'atteggiamento che la Juventus ha avuto per gran parte della partita. Poi ovviamente ormai siamo abituati a certi cali in alcuni momenti della partita che oggi sono stati abbastanza fatali entrambe le volte, però comunque a grandi linee la partita è stata gestita bene. Non abbiamo sottovalutato l'Atalanta, cosa importantissima, perché magari col fatto che in campionato l'hai già battuta, col fatto che una partita di Coppa Italia magari entrava in campo così come capitava e l'inculata era sempre dietro l'angolo, come è già successo diverse volte anche quest'anno comunque, mentre invece non è successo così, per fortuna. Parlando dei singoli, Neto non mi ha fatto impazzire, non tanto per il primo gol subito, ma più che altro per il secondo, perché dai, ha tirato una ciabattata sul primo palo, ha creato un buco perché non c'era il buco, lui l'ha creato, ha fatto passare la palla. Lichtsteiner, tutto sommato, stava facendo una bella partita prima dell'errore appunto del 3-2. Cazzo, ultimamente azzecca un cross ogni 3, dai. Che comunque per lui è un'ottima media, ragazzi, non è che non scherziamo. Infatti non a caso sta nevicando al sud, cioè nulla è dovuto al caso. Difesa tutto sommato buona, perché appunto nell'occasione del 3-2 l'errore non è stato proprio dei centrali, mentre invece nel gol del 2-1 lì ha fatto un eurogol con Co, che si è improvvisato fenomeno, e quindi dopo lì pazienza. Centrocampo, soprattutto quello del primo tempo, abbastanza buono, considerando che era la prima volta che Rincón, Hernanes e Marchisio giocavano assieme quest'anno, poi Marchisio Mezzala che quest'anno non si era mai visto, e quindi tutto sommato un buon centrocampo, ovviamente con qualche lacuna ogni tanto, però quantomeno oggi mi sentivo di giustificarlo, dai. E l'attacco è stato a dir poco mostruoso. Dybala, Mandzukic, una coppia d'attacco formidabile, entrambi sono in un momento di forma assurdo. Dybala 100% ha recuperato, dopo nel secondo tempo è entrato Piazza e comunque ha fatto vedere le sue buone cose, cose che aveva fatto vedere anche comunque prima dell'infortunio, ecco. Siamo passati e ci beccheremo la vincente tra Milan e Torino. È un peccato aver preso quei due gol, perché sarebbe stato tanto bello concludere le prime due partite da vergini, mentre invece abbiamo voluto fare le 2000 della situazione e quindi insomma abbiamo preso due gol che il primo va bene, il secondo era assolutamente evitabile, perché comunque non è la prima volta che Lichtsteiner fa un errore del genere. 6 gol fatti in due partite, media di 3 gol a partita, speriamo di portarla avanti il più a lungo possibile questa media qui. E nulla, penso di aver detto tutto. Tutto sommato una partita che in alcuni tratti poteva essere gestita meglio, però nel complesso non è stata gestita malissimo. Come sempre, se la pensi come me, ti invito a lasciare un mi piace. Scrivimi qui sotto un commento riguardo i tuoi pareri sul match. Se ancora non li hai fatti, iscriviti al canale. Io ti mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve!